Una ricca castagnata a Favre, una tradizione che si ripete, una giornata anche che sotto il punto di vista meteo per fortuna ha aiutato. Siamo con Stacy Annizzi, che è la presidentessa della Proloco, una Proloco sempre attiva. Oggi una bella giornata appunto di festa in piazza. Qual è il primo bilancio? Ma per il momento devo dire che è andata molto bene, abbiamo avuto un buon riscontro con un pranzo con da sporto polenta concia, continueremo con frittelle di mele, castagne e vin brulè, che è il nostro punto forte. E quest'anno, diversamente dagli altri anni, abbiamo iniziato a collaborare anche con altre associazioni, e tra la quale presente oggi è la pattinaggio artistico, la Lion Skate, che sono venuti ospiti da noi e hanno anche riempito la nostra giornata con una cosa alternativa, e devo dire che finora abbiamo avuto un buon riscontro positivo. Oltre all'associazione di pattinaggio artistico, quest'anno è presente anche durante la castagnata un'altra associazione che si chiama Cascina Serena e i suoi pony, che sarebbe Ferrando Cavalli, che sono venuti a presentare i loro progetti per i bambini e quindi sono presenti con i loro pony. Anche i Liberman, che ricordiamo che danno quel tocco in più anche a livello di sette note, e appunto la gente ha apprezzato, anche perché purtroppo dopo i due anni di cui ripetiamo sempre non sono stati facili, il tornare in piazza è importante. Certo, sì. No, loro ci accompagnano ormai da anni, è un gruppo che comunque ci teniamo ad avere perché sono caratteristici, balli tradizionali, sono molto gettonati, molto apprezzati, quindi abbiamo un buon ritorno di gente anche comunque per la loro collaborazione. Proloco Favre, che naturalmente adesso sotto la tua direzione sta continuando a crescere grazie al lavoro dei volontari, quali sono gli appuntamenti futuri che avete in calendario? Sì, sicuramente è un successo anche perché siamo comunque un gruppo di tante persone, tanti volontari, siamo un buon gruppo pronto a collaborare insieme e appunto puntare anche a nuove iniziative. E prossimamente, entro fine anno, probabilmente ci impegneremo con qualche rassegna teatrale per avere anche una parte culturale della Proloco. E sicuramente la nostra idea è anche quella di cercare di radunarci con tutte le altre Proloco per creare un calendario che sarà pubblicato per tutti gli eventi del prossimo anno, dove magari cerchiamo di avere delle date non in contrasto con diversi eventi sia storici che nuove proposte. Thank you.